Elena Aloisio, anche quest'anno l'Istituto Dance propone il saggio di fine anno, 70 allievi, un evento che richiama tantissimi valdostani, un evento sicuramente di successo per partecipazione e anche per le coreografie, per i balletti di questo programma. Sì, ecco, come di consueto riproponiamo il saggio di fine anno con appunto tutti gli allievi della nostra scuola. E abbiamo tante ballerine e un ballerino, quindi anche un maschietto, e il nostro saggio quest'anno ha come titolo FAM, perché vogliamo omaggiare tutte le donne e quindi le allieve, ma anche tutte le insegnanti, le coreografe che collaborano con noi, e fare un omaggio a Valentina Innocenti, che è la nostra insegnante che purtroppo è scomparsa prematuramente nel mese di ottobre. La danza è una forma d'arte straordinaria. Dovessimo invitare i giovani, giovanissimi, e questa sera ce ne sono tanti, al mondo del ballo. Allora, la danza è una forma d'arte completa, perché unisce l'anima e quindi ci permette di esprimerci, ci dà la sensazione di libertà e unisce anima e corpo, perché comunque c'è tutta una preparazione fisica e una disciplina che è alla base della danza. Tanto sacrificio quindi anche? Tanto sacrificio, sì. Parecchi nostri allievi alternano la scuola con la danza, ogni giorno vengono in sala di danza dal lunedì al sabato, e quindi è anche sacrificio ovviamente.